nulla. C'ha questo problema con l'entrata VGA, non ho la più pallida idea di quando sia cominciato e perché, ma ogni tanto mi scompare l'immagine e ovviamente per le live è una cosa gravissima perché non riesco poi a leggere le vostre considerazioni. Adesso dovrebbe essere tutto a posto, vedo blu, adesso verde, una vasta gamma di colori, a Paolo piacerebbe sicuramente. Ciao ragazzi, ciao Sho, ciao Luca, ciao Darksato, ciao a tutti i soliti che sono qui a tenere botta assieme a noi. Se devi andare al bagno vai, teniamo botta noi tranquillo. Luca, farò come la volta scorsa una mezz'oretta poi con voi. Chi vuole entrare più o meno verso le 3, mando il link in chat. E può entrare tranquillamente. Ricordatevi però che se avete intenzione di venire a bestemmiare o a inneggiare al fascismo, non vi faccio entrare, quindi tranquilli che non servirebbe a nulla. Il maltempo ha fatto danni da te, Luca. In realtà sta iniziando a piovere adesso. Cioè, mi sono messo a preparare le cose per la live e si è messo a piovere, a diluviare di brutto. Ciao Happy Birthday MF, ciao, penso sia la prima volta che ti vedo, quindi ciao, benvenuto nella chat di Anime Tea Time. Adesso in poi non ti vedrò mai più. Grazie a Polo Sculli per 25 mesi di abbonamento. Veramente stiamo facendo live da così tanto tempo, ragazzi. Sono più di 2 anni che io ogni giorno faccio una cosa. Per me è una roba assurda, soprattutto pensando alla mia pigrizia e alla mia totale incostanza nel fare le cose. Wow, quasi non ci credo. Italo, mi sono svegliato 3 minuti fa per te, che carica vuoi? Voglio la carica di una persona che vede il bello nella vita, una persona rimasta affascinata dai cartoni animati e che tramite quelli resiste al dolore che prova ogni giorno. Esattamente come Tesho. Italo in anticipo. Ma neanche. Cioè, no, sono in orario, non in anticipo. Che sì, è una cosa strana perché appunto di solito mi servono sempre quei 10 minuti per cacare. Oggi purtroppo, come vi ho detto, non è successo. Se magari la smetti di fare le voci, grazie. Sto parlando col bambino che sta qua sotto, che sta rompendo il cazzo. Non so se voi lo sentite, io sì, purtroppo. Sei pazzo, Italo! Ve ne rendete conto adesso? Io credevo di averlo reso chiaro abbastanza esplicitamente diverse volte. Ma se non è chiaro, lo renderò ancora più evidente in altre occasioni. Se non c'è il fascismo di questi tempi, facile che vinco le elezioni. Beh, non mi sembra che tu stia dicendo una bugia, però vediamo. Io sicuramente tornerò per votare perché adesso martedì parto, torno a Bologna, però non posso votare lì perché la residenza ce l'ho ancora qui a Sapri. Quindi prendo il treno, scendo e voterò. Non so cosa, però. E di certo non è una scelta intelligentissima spendere dei soldi per votare scheda bianca. Però di base io sono una persona che se non vota sta male. Cioè, proprio non concepisco l'idea del non votare. Sia un diritto che un dovere, per cui tante persone prima di me si sono battute strenuamente e sarebbe anche irrispettoso nei confronti del loro sacrificio, no? Nei confronti di ciò che hanno fatto, soprattutto per noi, per il futuro. Il problema è che non c'è nessuno che mi rappresenta al momento, soprattutto perché la sinistra italiana è in uno stato di disfacelo totale. Ormai veramente non si può più pensare a qualcuno che rappresenti gli ideali classici della sinistra o che li abbia evoluti in un certo senso. Quindi boh, vediamo, sono molto molto indeciso sulla questione. Parliamo subito di Manghi. Mi sto recuperando la roba di Mojiro, ma secondo te perché odia così tanto i bambini? Credo tu ti riferisca a Mojiro Kito.
quindi l'autore di Bokurano, Le ali di Vendemmiar, eccetera. In realtà io penso che la sua sia una visione molto simile a quella di Miyazaki, ovvero utilizzare dei protagonisti di età abbastanza bassa per potersi rendere molto universale e poter raccontare storie anche molto crude attraverso un occhio che ne dimostra tutta la purezza fondamentalmente, che ti fa vedere tutti i lati negativi della faccenda attraverso uno sguardo neutro, non inficiato da ideali e da pensieri che poi si maturano Di quando si nuovo diventa qua, adulti. tanto non capisci nulla di anime. Grazie a ZazzaSoldier97 per i 14 mesi di abbonamento. Mamma mia, ragazzi, mi fate ricordare sempre di più quanto io stia sprecando il mio tempo in queste live cercando un futuro che non avrò mai. Ma si continua a combattere ogni giorno per questo. Come sta Jack Kirby? Morto sotto 10 metri di terra. Che poi si fa fango, immagino sia anche decomposto ormai. Uè, ciao Idol, un abbraccio, come va? Ma non ti saprei dire come va, francamente. Sono tornato da Sirino con un po' una crisi esistenziale. Cioè, ho avuto tipo una crisi di mezza età in anticipo di 20 anni. Perché mentre stavo lì ablattato a guardare il fuoco, mi sono venuti dei pensieri molto negativi, tipo, ma che sto facendo qui? Cosa sto facendo nella mia vita? Invece di passare 4 giorni ad ubriacarmi e a distruggermi, dovrei scrivere, lavorare, far vedere al mondo qual è il mio vero valore, perché sono qui. E poi quindi sono tornato con un po' di blocco dello scrittore, non sono riuscito a fare un cazzo in questi 2 giorni, se non guardare un botto di cartoni e leggere un botto di fumetti e guardare anche un botto di serie TV. Sì. È positiva come cosa perché mi dà sempre degli spunti di riflessione e mi permette anche di superare il blocco. Di solito è così che lo faccio. Però quando sei fermo, diciamo che non sei proprio nello stato mentale adeguato. Di base, però, sono abbastanza allegro in questo periodo. Idolo, parli sempre della merda nelle tue live. Certo, magico, perché è una cosa importante, secondo me. Ma non ironicamente, serve umanizzarsi, serve ricordarvi che anche io cago, anche Giaggiu caga, anche Paolo caga, tutti caghiamo. E se non percepite questa cosa, iniziate magari a pensare che io sarò davvero il tipo supponente ed arrogante descritto da chi poi non sopporta le mie opinioni sui cartoni animati. E questa cosa non voglio farla pensare a nessuno, francamente. Anche io cago. Vitolo, ma che squadra tifi? Juventus. Però non sono un tifoso particolarmente appassionato o costante poi nella passione per il calcio. Prima lo ero molto di più, quando avevo dai 14 tipo ai 17-18 anni. Anche perché avevo molte più occasioni di parlarne, tipo a scuola mi compravo la gazzetta, ne parlavamo con gli amici miei in classe. Ora sì, ho diversi amici con cui ancora parlo di calcio, ma diciamo li faccio più aggiornare che portare avanti una discussione vera e propria, perché ho tanti altri interessi che mi prendono molto di più. Tanto dopo queste lezioni avremo il primo premio Erdogan della storia italiana. Io non ci conto tanto, ragazzi, non penso che la Meloni ce la faccia, francamente. Certo, è forte, molto più forte di quanto ci si poteva aspettare, di quanto si pronosticava un paio d'anni fa, ma non è il tipo che secondo me può andare effettivamente a vincere le elezioni. Anche perché per tutte le stronzate che dice, secondo me scontenta pure parte della destra. E soprattutto lì è troppo frammentato. Perché chi da 40 anni ormai vota Berlusconi, da più di 30 anni vota Berlusconi, continua a votare Berlusconi. Non la vota la Meloni, francamente. E il problema della politica italiana è soprattutto questo, che adesso ci sono troppi spezzettamenti dei vari partiti, che fondamentalmente non portano avanti nessuna politica diversa da poi gli altri partiti con cui condividono il pubblico.
E quindi se vai a votare Renzi è come se stessi votando il PD, non c'hai un vero motivo per farlo, francamente. Cosa ne penserebbe della situazione della Marvel oggi? Ma se intendi Jack Kirby, penso che se ne sbatterebbe altamente i coglioni, come tutti, poi d'altronde, sono autori, non persone che effettivamente avevano un interesse nei fumetti della Marvel o delle altre case editrici per cui lavoravano. Cioè io almeno non l'ho mai vista così, eh. Poi ci sono autori molto vocali come un Alan Moore che si lamentano costantemente dei fumetti che vedono uscire sia oggi che poi in passato, ma Kirby non mi è mai sembrato uno così tanto esplicito nel raccontare le sue opinioni sui fumetti degli altri. Dai, computer aiutami, ma mi vedo verde, mannaggia la miseria. Dai, devo leggere la chat. Italo, tu hai una crisi di mezz'età da 10 anni. Ma no, dai, no. Più che altro ero una simil depressione da 10 anni. Se mi volete far passare il termine, ero molto triste. Sono molto triste da 10 anni, anche forse da più di 10 anni, da quando sono diventato maggiorenne. La lista dei 100 manga è Kurosenka, quindi in realtà vorrei farla proseguire incrociandola con un altro format che farò debuttare adesso quando torno a Bologna, quindi pazientate, pazientate che arriva tutto. Anche le idol cagano? Assolutamente sì, ci sono addirittura idol che fanno parte di circoli di prostituzione. Ieri mi leggevo lo scandalo del cos'era Burning Sun, che è un club coreano in parte di proprietà di Seungri, un cantante dei Big Bang, che era praticamente i BTS prima dei BTS, una delle più grandi boy band coreane. E lui sostanzialmente tramite questo club, assieme ai suoi soci, gestiva un vero e proprio prostitution ring, un circolo di prostituzione e anche a quanto pare di droghe che l'hanno portato adesso a stare in galera per 14 mesi. Inizialmente mi sembra che la sua condanna era tipo di 3 anni, poi è stata ridotta dal tribunale militare o a 14 o a 18, adesso dovrebbe essere in galera. Ha pagato pure una multa enorme. Mannaggia la miseria, dai, dai, dai! Schermo de merda, ok. Ah! Dico ok e se ne va di nuovo. Oggi veramente impossibile. Niente notifica? È scomparso. Dai, dai! Niente notifica, anche oggi vai così. Strano. Strano, 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 Ilenia. Più che altro perché io vedo ogni tanto le statistiche delle notifiche e c'è qualcuno che proprio non la riceve, ma è solitamente tipo il 15%, una cosa del genere. L'87% del pubblico la riceve e la aprono tipo in 30, di solito. Perché potete capire, non è che sia una cosa molto utile. Sei campano e tifi Juve, come d'altronde la maggior parte dei campani che non abitano a Napoli. Caro Luca, poi capisco che voi appunto non abitate in Campania, non siete cresciuti in Campania, non siete cresciuti soprattutto al sud e non vi rendete conto di quanto in realtà il sud sia molto più incline a tifare Juventus che le squadre del sud. Tipo a Palermo, valla a trovare uno che tifo Palermo e non Juventus. Pure Paolo, che squadra tifa secondo voi? Il Palermo? Eh no, se il Palermo fosse bianco-nero tiferebbe il Palermo, ma mi sembrano rosa-nero. Italo, io penso che voterò Meruem, le elezioni, le sue idee sembrano incredibili e il problema è che non puoi votare per un morto. Quella è l'unica cosa. Se erano le elezioni dei rappresentanti di istituto, lo potevi fare perché lì non sono controllati, sai, dal governo e quindi ti fai una risata. Io tipo votai Batman, mi ricordo. Però feci una figura di merda perché dovevo mantenere l'anonimato e quando ho sentito il nome di Batman ho menato le mani in aria. Tipo celebrazione, ah, che bello, Batman ha ricevuto il mio voto, sarà contento. E poi subito dopo è uscito fuori Robin, che ha preso 5 voti. Ed è stata un'idea di mia cugina. Perché giustamente quando hai lo stesso sangue, anche senza comunicare, le idee sono sempre quelle, no?
Solo che io avevo deciso di votare per l'uomo vero e lei per il ragazzo, giustamente, che è più piccola di me. Io voto Berlusconi perché è tifo Mozart. Mi sembra giusto, mi sembra molto giusto. Dopotutto, sta facendo tutto quello che può per i tifosi del Monza, che saranno 5 persone in tutto il mondo, probabilmente. Vabbè, se il Bonello non si lamenta dei fumetti, vuol dire che ha sviluppato la demenza. Assolutamente sì, ma alla fine sono proprio quelle persone estremamente polemiche che si lamentano di qualsiasi cosa. Io ho mai ricevuto addirittura la notifica. Ma così funziona purtroppo. È da YouTube che ci dobbiamo portare avanti sto stigma di queste cazzo di notifiche. Il Lazio è considerabile sud, ma insomma, cioè, è centro, centro Italia. Centro-sud se vogliamo proprio. Non voterò mai perché non ho nessun interesse per la politica. Posso capire, però mi sembra un po' una cosa, tra virgolette, ingenua, signor Nesso, nel senso che tu non è che voti per un interesse specifico nella politica, tu voti per far valere i tuoi ideali, per far valere ciò in cui credi, non soltanto a livello politico, ma anche strettamente sociale ed umano. Cioè, io, raga, ho votato Liberi Uguali alle scorse elezioni. Ed ero consapevolissimo che non avrebbero mai vinto e forse, come è successo, si pigliavano due seggi in Parlamento. Ma erano quelli che rappresentavano di più i miei ideali, quelli in cui riuscivo più a rivedere il mio modo di pensare. E non è stato quindi un fattore strettamente politico a portarmi a votarli, perché la consapevolezza che non avrebbero mai vinto era chiara al 100%. Semplicemente devi far valere te stesso, non votare poi per chi vincerà, no? Io almeno l'ho sempre vista così. Poi, se appunto non hai ideali specifici, non hai pensieri correlati alla sfera sociale, ok, però è bene che tu ce li abbia. Hai letto il romanzo su cui si basa il Castello Errante di Aldo di Miyazaki? Sì, l'ho detto tipo 6 volte, Andrea. Perché tutte le volte che si parla del castello errante di Howl, perché appunto il buon Miyazaki si incazzò come una faina col figlio Goro perché gli aveva distrutto uno dei suoi libri preferiti, che è I racconti di Terramare, e ha fatto la stessa identica cosa pochi anni prima col castello errante di Howl, che sempre a detta sua è un altro dei suoi libri preferiti. Eppure da quell'operazione lì risulta totalmente macellato. Qualcuno aveva votato per il Joker? No, no, Darksato. Non votiamo i pazzi, votiamo soltanto quelli che hanno degli ideali specifici. L'ideale specifico di Joker è l'anarchia, quindi. Pietro Grasso e il suo partito quasi più inutile dell'Abbonino e il suo turbante. Beh, andiamoci piano, perché dici che Pietro Grasso è inutile è una stronzata incredibile. A livello politico, magari puoi dire che non è stato così utile, però è comunque stato, che cosa, presidente del Senato per diversi anni. Comunque è stato uno poi che si è battuto bene o male per quel che poteva in Parlamento e nel suo ruolo di giudice, direi che è soltanto uno dei più importanti che abbiamo mai avuto, eh. Quindi andiamoci piano. Allora, leggo un altro paio di domande e poi ragazzi vi inizio a parlare un po' dei manga che sto leggendo. Perché non ve l'avevo detto, ma la live di oggi sarà principalmente su quello. Visto che ho ricominciato a leggere un po' di cose, un bel po' di cose. E quindi volevo parlarvi un pochettino anche per consigliarvi dei titoli di cui magari si sente parlare poco. Però c'è il buon contrabbandieri che vuole riprendere l'argomento di Hunter x Hunter e mi chiede che cosa ne pensi dei Wall of Flex che sta mettendo Togashi negli ultimi capitoli. Dici che rovinerà la sua opera? Io vedo che abbia iniziato questa cosa a causa dei suoi gravi problemi. Aspetta, sull'ultima fase non l'ho capita bene. Ah, pensi che abbia iniziato a fare questi Wall of Text perché non riesce più a disegnare, per quel motivo? Sì e no, nel senso che può essere un fattore, secondo me, ma Togashi è sempre stato un autore estremamente verboso. Ora, non so se ce l'ho qui, dovrei avercelo qui, però
però non lo vedo. Ma se avete presente Levelee, che era l'opera direttamente successiva a Yu-Gi-Oh! Degli Spetti, se non mi ricordo male, quello è tutto un Wall of Text. È tutto verboso con balloon pieni di parole che non finiscono mai. E bene o male, anche io degli esperti c'erano delle parti, soprattutto verso la fine, molto piene di dialoghi. Quindi per me è sempre appartenuto un po' al suo modo di raccontare e di voler rendere estremamente credibile quello di cui poi sta parlando. Perché poi fa tanta tanta ricerca e si rivede nel modo in cui struttura il mondo piuttosto che i suoi personaggi. Ci sta però a pensare che sia un po' forzato anche dalla sua necessità di disegnare un po' di meno. Tuttavia, io non ci ho mai visto un vero calo da questo punto di vista. Anzi, se togliamo diversi capitoli delle Formichimere e la parte conclusiva di Greed Island, per me è solo migliorato nel tempo, Togashi. Ma se il canale si chiama Anime Tea Time, perché si parla anche di manga? Perché sono anime manga, Dani. Che domande fai? Che domande fai? Proprio domande da ragazzino delle elementari che non ha ancora capito che ciò che guarda in televisione se lo può recuperare in edicola con 4,50 euro. Dai, su. A parte gli scherzi, è perché c'è anche una necessità di farlo, Oltre al fatto che a me piace parlare anche di manga e con gli altri due non lo posso fare, quindi nella mia live, nelle mie 2 ore singole, parlo anche di quello. E soprattutto di quello, ma neanche tanto in realtà rispetto a quanto parliamo di anime, ecco. Poi perché bene o male qualsiasi domanda mi fate, a me va bene. Pure se si esce fuori dal seminato, lo sapete benissimo. Pure la Casellati è presidente del Senato, sì, ma ci sono, diciamo, certe differenze abbastanza evidenti, direi, no? Tu credi in Harvey Dent? Andrea, ma perché mi stai facendo queste domande oggi un po' strane? È un personaggio di finzione, Harvey Dent. Soprattutto un personaggio di finzione che sì, è stato rivisitato tante tante volte nel tempo, ma è sempre stato posto come un villain, come un cattivo, come uno in cui è molto difficile credere, perché è leggermente bipolare e la sua bipolarità lo porta ad uccidere le persone. Quindi non lo so se è così facile credere in uno del genere, ecco. Sì, ragazzi, sono rimasto a quando io andavo in edicola a comprare i fumetti. Adesso non so più quanto costino le edizioni delle edicole. Non darei mai l'abbonamento a un canale che ha Animanga nel nome. E per questo sei abbonata soltanto a noi, molto probabilmente, Ilenia. Perché poi nessun altro ce l'aveva nel nome, ma sulla bocca sicuramente sì. Perché consigli Magica Doremi? Così, l'hai deciso tu. Cosa ti ha colpito come Maciocco? Ma in realtà niente, cioè nel senso, lo sapete, io non la vedo così. Non considero gli anime attraverso il loro genere. Poi se ne devo parlare, se li devo consigliare, devo anche prendere in considerazione il genere perché non lo sto consigliando a me. Cioè, non sto esprimendo la mia opinione relativa al mio gusto, ma sto cercando di capire a chi potrebbe piacere quella cosa. Quindi, se mi vedete tirare in ballo il genere, è soltanto per indirizzarlo ad un pubblico a cui quel genere potrebbe piacere. Ma certe volte è molto riduttivo, perché poi quando tiri in ballo un genere che a determinate persone non piace, praticamente stai negando la possibilità a quelle persone di farsi un'idea su quel prodotto. Perché magari pensano, questo è mecha, a me il mecha non piace, non me lo vedo. È per questo molto spesso quando si parla proprio di quel genere specifico, lì cerco di fare un discorso molto più ampio e di riferirmi a determinate tematiche piuttosto che agli stereotipi, ai topoi del genere. Su Doremi in generale, io penso che sia una bellissima serie di formazione.
Penso sia davvero uno dei racconti di formazione per una fascia preadolescenziale e adolescenziale, secondo me, migliori in assoluto che sono usciti fuori dal Giappone. Perché racconta tutto con una dolcezza e una grazia davvero difficile da trovare, anche in prodotti per bambini. E si vede poi tutta la poetica di Junichiro Sato alle spalle delle persone che hanno diretto vari episodi di Osoda piuttosto che di tanti altri. Per me è davvero una serie estremamente affascinante, anche meramente da un punto di vista visivo. Perché poi c'è un estremo ragionamento su, poi, su come fa a sposare quelle tematiche con un'estetica, tra virgolette, infantile e infantilizzata. Idroma, ti devi fare la barba o quelle sono le linas de mapa? Mi devo fare la barba, sì. 4,50 euro, dove cazzo li compri i fumetti? L'ho detto prima. Sono rimasto là circa 10 anni fa, perché in edicola non ci vado più, sapete. Adesso ho la fumetteria a Bologna! Più di una addirittura! Serve il quarto membro specializzato in visual e light novel. Potremmo aprire delle audizioni. Tipo audizioni speciali per entrare a far parte di Anime Tea Time. No, no, scusate, no. No, ho appena pensato che dovrei dividere gli incassi con un'altra persona. E già siamo in tre. Quindi no, 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 non ci serve uno specializzato in light novel e visual novel. Stai dicendo che Paolo e Giorgio ti tarpano le ali? Lo sto dicendo più o meno da 3 anni. Te ne rendete conto adesso? Io potrei essere una persona dal potenziale infinito. Potrei fare robe incredibili, mai viste prima, che vi farebbero sobbalzare e gridare al miracolo. Ma purtroppo sono impedito da questi due totali ignoranti che sguazzano nella loro ignoranza e preferiscono continuare a fare quei contenuti già visti e rivisti 1000 volte. Tu credi in Mendadent? No, io uso Pasta del Capitano. Caverna in live ha parlato della situazione di Togashi, dicendo di smettere di denigrare il maestro. Sarà riuscito a convincere il suo pubblico? Credo proprio di no. Anche perché è molto, so, sì, certo, al 100%. A me non sembra che Domenico abbia mai spinto più di tanto su questo lato. E poi, soprattutto, tramite la sua ironia, ha sempre esacerbato questi sentimenti. Perché poi io lo posso capire che lui è estremamente ironico e che il suo vero pensiero è un altro. Ma quando poi si mette a fare battute non solo su Togashi, ma anche su altre condizioni, devi vedere se il pubblico solo capisce. Perché io mi sto rendendo conto sempre di più che la chat di Domenico purtroppo non è così educata. Ogni tanto se ne partono col dire anche cose poco piacevoli, francamente. E quindi devi vedere se effettivamente il messaggio poi sia passato. E il riferimento specifico che mi viene in mente per dirvi è quando lui fece la reaction alla nostra live sulla situazione di Berserk, e quando ho fatto tutto il discorso sul fatto che sarebbe stato paradossale se si fossero messi a criticare il buon Mori, che comunque ha in mano altre serie, sta facendo un botto di roba e quindi potrebbe finire nelle stesse condizioni di coso, di Miura. Lui si è uscito col dire fuori, ma ditele per gli anime ste cose, non le dite per gli anime, voi trattate di anime, ti metti a dire questa cosa sui manga, come se fosse insignificante, come se io poi parlassi di anime e non potessi parlare anche di altre situazioni, non fosse comunque disgustoso l'overworking anche in altri campi, è come se poi io non facessi tipo da 5 anni un tentativo di sensibilizzare l'opinione comune sulla questione dell'overworking nel mondo dell'animazione giapponese. Lo sapete sicuramente meglio di chiunque altro quanto vi scasso i coglioni con questa cosa. Quindi, boh,
Caverna è una persona estremamente intelligente, estremamente percettiva nei confronti delle situazioni umane e sociali. È una persona estremamente sensibile, molto di più di quanto dà a vedere, ma non credo che la sua chat sia come lui. Purtroppo, magari è più come il suo lato ironico in questo senso qua. Poi io non conosco personalmente quelli che fanno parte della sua chat e li vedo solo da un punto di vista superficiale, ma anche banalmente gli atteggiamenti che avevano nei nostri confronti piuttosto che in quelli di altri streamer quando Domenico reagisce alle loro live, a me non sono mai sembrati positivi o comunque accettabili, eh. E Paolo da streamer che ha una chat non proprio tranquillissima, che mi tocca bastonare ogni 3x2, quindi manco io sono esente da critiche sotto questo punto di vista. Italo, che ne pensi del fatto che Anno Anno è un cartone da femmine secondo un noto streamer toscano? Stai parlando di Dario, ovviamente, o di Volpescu. Non è che ci siano molti noti streamer toscani che poi parlano di queste cose, quindi li potete fare i nomi, siate un po' meno pavidi, dai. Dipende da che punto di vista lo vedi, nel senso, il romanticismo è solo per donne? Serie romantico-drammatiche sono solo per un pubblico femminile? A me non sembra. Il punto di vista della serie è femminile? A me non sembra, il protagonista principale è un maschio. E si vedono le cose attraverso un punto di vista abbastanza maschile. Quindi, cioè, non saprei che dirvi, francamente. È una considerazione un po' maschilista, tra virgolette, no? Di certe tematiche. Perché è come dire che, appunto, le serie romantiche sono tutte shoujo, no? Perché appunto c'è l'idea che il romanticismo è una cosa da donne. Quando invece, lo sapete, io leggo quasi più fumetti romantici e drammatici che non d'azione, per dire. Non mi sono mai sentito una donna, francamente, con tutto il rispetto delle donne. Italo, in questi giorni mi è tornata voglia di rileggere Naruto, o magari vedere la serie animata e recuperarmi i film. Secondo te da che punto Naruto inizia il suo inesorabile declino? Dal time skip? Dalla fine di saga di Pain? Dalla guerra? Per me dall'inizio di Shippuden. Cioè, proprio brutalmente ve lo dico, è una cosa che ho detto sempre. Perché per me è proprio il ribaltamento della figura di Naruto ciò che ha rovinato il fascino dell'opera. Nel momento in cui Naruto smette di essere il ragazzino odiato da tutti che deve cercare di meritarsi quell'affetto, si va a perdere quello che proprio era il motore della serie. E lo so che non poteva essere per sempre così, ma vedere poi un ribaltamento di fronte in cui dall'essere costantemente odiato e visto male perché comunque possiede in sé un potere che potrebbe essere pericoloso anche se usato bene, è comunque... Cioè, non so neanche come dirvelo, fa calare proprio il grado di interesse nei confronti di quella che è la particolarità della serie. Davvero un protagonista che cerca di battersi per l'approvazione degli altri, ma non è sempre nel giusto. Perché comunque Naruto è estremamente immaturo. E vedere che dopo un time skip la sua maturazione arriva così, con uno schiocco di dita, senza effettivamente che ci sia un percorso graduale, mi ha sempre dato molto fastidio. Poi le saghe belle in Shippuden ci sono, e questo non l'ho mai negato, perché anche la prima saga, quella ambientata nel villaggio della sabbia con Gaara, Sasori, Kakuzu eccetera, è molto interessante, cioè è molto Naruto, c'ha sempre quella passionalità, quell'intensità estrema nel raccontare il dolore dei personaggi e così via. Così come Pain, così come Shikamaru, Asuma, tutte quelle robe lì secondo me sono molto in linea con quella che era la filosofia e la poetica iniziale originale della serie. Però si perde secondo me tutto il fascino che attorniava il protagonista. Che sì, un percorso lo compie, però per me è troppo rushato, davvero troppo.
Allora, non so chi cazzo sia Don Belé, francamente, Angelo. Manco Zambo Anguissa. Lobotka l'ho sentito nominare e anche Osimhen. Vai a cacare che se non era per noi, a quest'ora stavi sotto un ponte. O sotto un ponte, però felice. Estremamente contento. Come l'attore che faceva Joffrey nel Trono di Spade. Che poteva farsi tutti i soldi che voleva, una barca di soldi infinita, e ha preferito finire i suoi studi di filosofia. Perché voleva diventare un professore di filosofia. Poi nel 2020 è tornato a fare l'attore. Italo, ma tu credi nel buon gusto negli anime di Paolo? Quale? Chi ve l'ha mai detta sta stronzata? Perdonatemi. Bravo Italo, è il momento di aprirsi un canale dove streami 9 ore League of Legends. No, no. Italo, noi siamo dei bravi bimbi. Se ci tratti male, ti togliamo le sub e quindi il pane, eh? Ironia. Ma non capisci bene come vanno i rapporti umani, caro magico. Guardate Playlover. Qual è la loro linea di condotta principale? Insultare le persone. Farle sentire una merda. Perché se tu ti senti una merda, chi ti fa sentire una merda lo vedi quasi come una divinità. Come una persona superiore a te, tra virgolette. Perché farti sentire una merda non è una cosa semplice. Non è che tutti possono avere un potere tale da crearti del dolore. Di solito se te ne sbatte il cazzo di una persona, ti sbatte, te ne freghi anche molto di come si comporta nei tuoi confronti. Ti puoi magari incazzare, ma quello non è sentirti inferiore. Quindi io adotto questa tattica qui perché poi so che così mi donate ancora più soldi. Molto semplice. Momento Dario. Lo potete dire tranquillamente che è a lui, tanto non si offende per queste cose, anzi, poi mi scrive o mi manda un vocale di 1 minuto e mezzo in cui mi spiega la sua e poi in live va a dire queste cose qua. No, vabbè, Italo non hai capito. Anohana è un anime per ragazze perché è scritto da un punto di vista maschile idealizzato da una donna. Ma che vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Non mi sembra proprio, a me sembra che Cinta sia un ragazzo come tanti altri. Non un maschio idealizzato. Ma proprio per nulla poi. Anzi, cioè è uno sfigato al 100%. Non mi sembra un Ikemen che riesce in tutto quello che fa. La prima volta che apre bocca fa incazzare tutti quelli che l'ascoltano. Qual è la miglior storia di Italian Spider-Man nei fumetti? Ma che cazzo dici, Andrea? Ma Italian Spider-Man, quello coi baffoni, dici? Ma che domanda è? Bravo, Italo, la penso come te su Naruto. Non solo bravo per questo, ragazzi! Cioè, non dovete vederla così. Poi lo so che magari è... Cioè, è una stronzata mia, per carità. È la mia solita voglia di rompere i coglioni. Però, secondo me, non dovete affezionarvi a una persona perché condivide le vostre stesse opinioni. Questo è egocentrismo. E non è proprio bellissimo. Dovete affezionarvi a una persona quando ha un'opinione contraria alla vostra, o comunque diversa dalla vostra, ma vi piace tantissimo come la porta avanti. Perché questo è il vero sale della vita, no? È la bellezza della discussione, la bellezza di potersi mettere in gioco e di trovare qualcuno che ti fa sentire così poi. Perché compiacersi di se stessi, continuare sempre nelle proprie convinzioni, non ti aiuta a crescere. Hai visto i Daten? Che ne pensi? I Daten Jump, dici? Non mi piacciono molto i motocross. Se invece ti riferisci a quelle con le divinità, non l'ho visto. Italo ha iniziato nuovi cartoni di sta stagione. Oltre a quelli che avevo cominciato, no. Altri no. Non vi avevo parlato di Licorice Recoil, mi sa, tra quelli che avevo cominciato. E forse anche di qualcos'altro, adesso non mi viene in mente. Beh, dei sequel, insomma, di Atalakuma Usama, di Shadows House, ma mi sembra ci sia molto bisogno di parlarne, insomma. Licorice Recoil è carino, ma per forza di cose, diciamo, non posso trovarci la bellezza che ci stanno trovando molte altre persone.
La saga di Pain però ha uno dei finali più brutti da che io abbia memoria. Ricordo che all'epoca quando lo lessi per la prima volta mi sentii genuinamente preso per il culo e offeso. E boh, glielo so che le posso capire, però che altro finale ti potevi aspettare? Lui che lo batteva tramite il combattimento, con un altro power up stocastico che lo rendeva ancora più forte. Io lì mi sarei sentito, non dico preso in giro, ma abbastanza deluso dal fatto che non ci fosse stata poi una vera risoluzione per il personaggio di Pain. Che perlomeno in questo caso c'è stata. Perché effettivamente era quello che cercava da una vita, no? E si va a chiudere il cerchio, se vogliamo, che è la cosa di cui c'è necessità per i personaggi. Non devi vederla tanto per ciò che dice, per la banalità più che altro di come lo dice, perché so che è fastidiosissimo. Vede che il potere dell'amicizia è ciò che risolve tutto in queste situazioni, no? Però bisogna anche vederla da un'ottica umana, dall'ottica di una persona che per una vita si è sentita isolata, messa da parte da tutto il mondo, pur avendo un potere incredibile che poteva cambiare le sorti, e poi si vede finalmente accettato. E quello è bello, comunque, come messaggio, come risoluzione della storia di Pain. È brutto l'esecuzione, questo siamo tutti d'accordo. Però non mi sarei mai immaginato un altro finale più adeguato di questo. A me dà molto fastidio sempre in relazione a Naruto che da un certo punto in poi tutti i personaggi secondari scompaiono del tutto. È una delle cose che più amavo leggere in Naruto. Ma non a caso quando ricompaiono per me c'è il ritorno di quello spirito lì. Cioè tutta la saga di Shikamaru che deve vendicare Asuma è pazzesca ragazzi. È davvero scritta bene. Cosa che non si rivede nelle saghe in cui c'è Naruto, che è paradossale perché è il protagonista, ma nel momento in cui lo rendi un Deus Ex Machina su gambe, è un po' difficile continuare a vederla nella stessa maniera. Italo, puoi farmi un corso per fare colpo sulle persone? Sì, allora, vai sul deep web. Cerchi un market abbastanza affidabile che venda delle armi, poi ti compri una Glock da tanti millimetri, perché non so quali siano quelli adeguati, visto che non mi sono mai sparato, e poi fai quello che devi fare, insomma. In questa maniera sicuramente per una settimana o due tante persone parleranno di te. Poi non so come far proseguire quella affezione, quel coinvolgimento da parte delle persone, perché sei morto. Però almeno il tuo momento di attenzione è per fare colpo ce l'hai avuto. Italo, mi parli dei manga che stai leggendo? Grazie Angelo, ormai sono in un flusso di coscienza costante e continuo e non mi fermo mai quando dovrei. Quindi mettiamo subito la schermata di Google perché così vi faccio vedere anche due immagini. E vi direi di partire dal manga più edgy e adolescenziale che sto leggendo. Magari qualcuno ne ha sentito parlare. Si chiama Massacre Happy Ending. O qui Happy End, non so perché, vabbè, è uguale. Allora, storia molto contorta che diventa costantemente sempre più intricata, inutilmente intricata, ma che il suo fascino, diciamo, continua comunque a mantenerlo. Come potete vedere da questa eloquentissima copertina, il protagonista è un ragazzo adolescente, un ragazzo liceale, con una vita abbastanza dura, che è costretto a fare una quantità infinita di lavori part-time per provvedere alle cure della sorella, che è stata ospitalizzata da diversi mesi prima dell'inizio della storia e che ha bisogno di cure estensive perché è in gravissime condizioni. Il padre è un perdigiorno, uno che si ubriaca costantemente, gli ruba i soldi per continuare a comprare alcol e a sostentare i suoi vizi. E quindi diciamo che lui è abbastanza depresso, non vede via d'uscita da questo baratro in cui è sostanzialmente è nato. E quindi è davvero depresso per la sua vita, ma continua ad andare avanti, continua a battersi. E un giorno finalmente
finalmente ottiene la chiamata che aspettava dalla vita e gli dicono che la sorella finalmente potrà fare l'operazione che gli salverà la vita, perché hanno trovato qualcuno che gli dona un rene, mi sembra, appunto, per curare la malattia che aveva. Il problema è che nel momento in cui finisce il giorno, si ripete, entra in un loop, da cui non riesce più ad uscire, e quindi ogni giorno lui si sente ricevere questa chiamata, ma di fatto non vedrà mai il giorno in cui la sorella sarà finalmente curata, e soprattutto visitandola scopre che anche lei è bloccata nel loop. Quindi più va avanti, più la sua condizione peggiora, e se non esce dal loop rischia di morire in breve tempo. Quindi lui, disperatissimo, maledice le divinità, e le divinità gli consentono la possibilità di uscire dal loop. Il modo per farlo, però, è uccidere. Lui ogni giorno deve uccidere qualcuno per poter andare avanti. E quindi ci ritroviamo in questa sorta di racconto di formazione malatissimo, in cui il personaggio scende sempre di più in un baratro da cui non può tornare, perché è costretto a desensibilizzarsi totalmente nei confronti delle persone che uccide. Prima prende di mira la feccia della società, quelli che hanno fatto del male a lui o alle persone che stanno attorno a lui. Però poi inizia a fregarsene abbastanza e inizia a recidere le vite di tantissime persone che non gli hanno fatto nulla di male o che comunque hanno avuto la cattiva idea di passargli davanti mentre lui cercava una vittima. La storia si ingarbuglia in maniera abbastanza non necessaria, secondo me, e questo me l'ha fatta garbare un po' di meno sul lungo termine. Di base però è una serie che rimane abbastanza coerente con se stessa, non cerca mai di glorificare il protagonista, cerca sempre di metterlo alla berlina e di far vedere come i suoi atti siano giustificati da uno scopo abbastanza nobile, ma siano anche qualcosa che non gli permetterà mai più di rientrare all'interno della società. È che soprattutto lui lo sta facendo per la sorella, ma nel momento in cui avrà finito la sua missione, la sorella non la potrà vedere mai più. Non avrà proprio il coraggio di farlo. E anche se il titolo è Happy End, diciamo che questo finale felice non si vede molto a lontananza. Sembra una cosa che non accadrà mai. Il nome è, leggete qui, Gyakusatsu Happy End, Massacre Happy End. Ancora è inedito, ma secondo me a breve arriverà in Italia. Finito con 55 capitoli. Io sono più o meno attorno al 40-41, una cosa del genere. Poi uno di quei manga che non hai mai dalla copertina. Sì, Angelo, infatti non è cosa per te, ma tranquillo che, come ben sai, io leggo qualsiasi tipologia di manga, quindi magari oggi qualcosa che non hai letto la troviamo. Poco poco edgy, sì, ma giusto un ciccinino, proprio una punta di edgy che non guasta proprio per nulla. Però è una storia che riesce, secondo me, a riflettere abbastanza bene su alcune tematiche alquanto gravi della società giapponese. Poi altre le presenta in maniera un po' superficiale, tipo la tematica della droga, della tossicodipendenza, dei genitori che non si curano dei propri figli e così via. Però su altre cose è abbastanza on point, secondo me, tipo la sanità la descrive abbastanza bene, senza neanche scendere nel profondo, tra l'altro. Mai tanto edgy quanto Boys Abyss. Regà, io l'ho cominciato a leggere Boys Abyss, ma non mi aspettavo una cosa del genere. Cioè, io dalla copertina mi aspettavo una roba soprannaturale. Non Akunohana, in pratica. Perché quello è Akunohana con tipo il 120% di edgy in più. Che è tutto dire, Ito le metto qualcosa di Atsushi Nakayama, Nejimaku Kagyu. Sì, ho letto quello. Urataru, Suicide Girl. Un stile di disegno veramente pazzesco, pazzo e divertente. Mi piace molto. Ho letto Nejimaku Kagyu.
Non mi aveva fatto impazzire, se devo essere sincero. Non è uno di quei titoli che mi ricordo con particolare affetto. Magari leggendomi anche qualcos'altro, rivaluto l'autore, non so. Andiamo avanti, intanto, con un altro titolo. Proviamo a cambiare tono. Vediamo cosa posso andare a tirare fuori. Era. Come cazzo si chiamava, no? Quello sull'Akugo? Ecco. Grazie, memoria, che mi aiuti sempre perfettamente. Passiamo ad un altro. Comunque, volevo parlare un attimo di quello del Vacu che sta uscendo su Jump Plus ultimamente, visto che se ne parla abbastanza frequentemente. Non mi aspettavo che fosse così. Ma passiamo ad un altro titolo, Ejima. Però questo un po' più intenso. Lo trovo su My Anime List. Eccolo qui. Allora, questo è proprio perfetto per gli amanti di roba tipo Tomodachi Game, di tutta quella monnezza, perché è la versione un po' più accettabile di quelle storie per adolescenti. Non mi sta facendo impazzire del tutto, però ci sono dei momenti veramente intensi in cui viene risaltata la scrittura del protagonista, che non è. È in realtà il classico duro e puro di questo tipo di serie che non molla mai, diventa super intelligente nei momenti in cui serve e così via, però è ben scritto un contesto sociale ben specifico, perché lui è un orfano che ha fatto ovviamente una vita di merda, cerca di portare avanti dei lavori part-time per aiutare sua sorella adottiva e ovviamente gli va tutto malissimo e soprattutto viene trattato come una merda da tutte le persone con cui ha a che fare. Quindi assieme ai suoi amici decide di andare a rapinare questo casinò illegale, ovviamente va malissimo e viene costretto dal proprietario del casinò a diventare uno dei croupier. E quindi noi vediamo la sua esperienza all'interno del mondo underground giapponese che diventa sempre più difficile comunque. E lo vediamo ambientarsi all'interno di questo universo, di questo contesto, con risvolti che mi aspettavo e non mi aspettavo. Perché appunto neanche qui si è accondiscendenti verso la sua situazione. Non c'è la giustificazione kakegurui-yana del gioco d'azzardo, no? Lui sì, sta cercando di dare una vita migliore sia a se stesso che ai suoi amici che alla sorella, ma per farlo sta utilizzando dei mezzi illegali e soprattutto è costretto a diventare sempre più cinico e pericoloso. È serie poi disegnata molto molto bene con quel tratto che restituisce delle atmosfere molto hard boiled, molto intense. Psychological. Passiamo a qualcos'altro un po' più tranquillo. Non so se poi. Magari se c'è qualcuno che le conosce queste serie, poi fatemelo sapere. E frattempo rispondo un attimo a Paolo Daresi che chiede Italo in una live recente, detto che hai ripreso a leggere il manga di My Hero Academia e volevo chiederti se stai apprezzando ciò che stai leggendo, perché io trovo gli ultimi capitoli, penso, gli ultimi risvolti narrativi siano davvero belli a discapito di quello che si possa pensare. Qui in Italia non se ne parla poi così tanto come si crede, un po' mi dispiace. Ma fino a un certo punto, Paolo, perché io comunque con gli ultimi capitoli ho visto un forte ritorno della discussione su My Hero Academia, sui vari gruppi che frequento. Purtroppo però non sono in pari perché l'ho ripreso a leggere, ma non mi sono ancora messo in pari. Ero indietro di tantissimi capitoli, tipo di 100-120 capitoli. Adesso me ne mancheranno una quarantina, grosso modo. Più o meno così. Poi, mo che torno a Bologna, ritorno anche a leggere in maniera un po' più costante perché ho l'opportunità di comprarlo. Se non sono ancora fermo lì, purtroppo. Ho sentito ovviamente che cosa succede, perché lo sapete benissimo, non ho alcuna paura degli spoiler. Ovviamente però voglio vedere come succede, perché può essere successo in qualsiasi modo, non so il contesto, non so come ci si è arrivati, quindi non ha senso dare un'opinione in merito. Akane Banashi, grazie Darksato. Ogni tanto mi siete utili a qualcosa, ragazzi.
Akane e Banashi, sono rimasto sorpreso. Perché il primo capitolo non era assolutamente quello che mi aspettavo. Poi per me un po' già dal secondo paradossalmente perde quel fascino che aveva esercitato su di me nel primo capitolo. Ma per forza di cose, perché cambia il punto di vista, cambia quello che sta avvenendo raccontato, e non ci sono più quei risvolti tra virgolette drammatici che c'erano alla fine del primo capitolo. Però è comunque una serie che secondo me racconta davvero 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 bene il motivo per cui tanti oggi sono ancora affezionati non solo all'Hakugo, ma a forme d'arte che molti altri non capiscono o che hanno ormai tralasciato in favore di altre molto più interessanti e divertenti. E da questo punto di vista riporta in auge il tema principale, o almeno uno dei temi principali di Shogakukan no Shinju, rendendolo più accessibile alle persone e poi basandosi tanto su quello che Katsuya ci descriveva come un recente ritorno del Hakugo presso anche le fasce di pubblico più adolescenziali e più basse. Ah boh, l'avete visto, ma queste piccolezze. Va bene così, Angelo. C'è una bella ragazza, so che vuoi vederla, ma l'avrei vista milioni di volte. A me, infatti, quello che più era piaciuto era l'uomo alle sue spalle, ovvero il padre. Perché è proprio invece la negazione di quella cosa lì, no? Persone che cercano di dare tutto quello che possono perché amano qualcosa, ma vedono il proprio percorso bloccato da quelle persone che invece dovrebbero promuovere l'ingresso di giovani. Persone attaccate troppo a una specifica idea di quello che fanno e che non riescono a vedere oltre il proprio palmo. Poi ovviamente c'è un approfondimento anche da questo punto di vista che rende il tutto meno banale, e quello mi è piaciuto molto. E niente, ve la consiglio se non la state leggendo, serie comunque molto divertente, accessibile a tutti. Passiamo sempre a qualcosa di estremamente chill, che è Yoshi no Tsukara. Lo troviamo? Ecco qui, subito. Dell'autrice di Barakamon, che non mi era piaciuto per un cazzo, dell'autrice di Andakun, che non mi era piaciuto per un cazzo, che però è riuscito a tirare fuori questo manga sui manga, ma abbastanza carino. Ci parla di questo mangaka ultra trentenne che ha passato tutta la sua vita su di un'isola e che è sempre stato attaccato al voler produrre fumetti di fantasia, perché appunto la vita quotidiana che portava avanti per lui è sempre stata noiosa e all'insegna delle piccole cose, e quindi voleva evadere da quella noia quotidiana. Ciò si è rivisto nelle sue storie per tanti anni, ma non è mai stato un autore di grande successo. La maggior parte delle sue serializzazioni sono durate pochi volumi, non hanno mai avuto adattamenti in nessun altro media, e lui bene o male è rimasto sempre un autore di nicchia che vendeva poco. Quindi la sua editor decide di provare a fargli cambiare idea e di fargli realizzare un manga sulla vita di un gruppo di ragazzi all'interno di un'isola. Quindi di riprendere quelle che erano le sue sensazioni da adolescente e provare a raccontarle. E effettivamente il manga c'entra davvero benissimo il punto, ovvero che non esistono cose di base interessanti. Possono esserlo per persone che già sono predisposte a vederle come tali, ma poi a renderle realmente interessanti è la voce di chi le racconta, è la penna di chi le disegna nel caso dei manga. C'è questo racconto molto sentito e molto aggraziato di un personaggio che ha sempre condotto la sua vita in una maniera e non è riuscito a rendersi conto molto spesso di quanto di bello ci fosse attorno a lui, e quindi oltre a raccontare parallelamente quella che è la storia del suo manga, vediamo anche l'evoluzione di un trentenne che di base non è mai davvero cresciuto.
Manga molto molto carino che a Angelo piace sicuro, ma proprio a mani basse, caro mio. Questo è davvero il tuo pane quotidiano. Poi c'è lui che è veramente il classico tipo disagiato, che ha difficoltà a parlare con gli altri, però poi è circondato anche da altri personaggi che equilibrano molto bene la situazione. Allora, prima di passare al prossimo, vediamo un po'. Idolo, tra un'ora verrò a prendere il volume 2 degli Avengers di Hickman da 80 euro. Detto questo, consigli qualcosa a Marvel o DC di poco conosciuto? Allora, ti dico subito le storie di Jeff Loeb e Tim Sale, sia da una che dall'altra parte. Tipo Spider-Man Blu, Capitano America White, e poi Vacanze Romane, Catwoman Vacanze Romane, e quello di Batman il lungo Halloween, e l'altro non mi ricordo cosa. Sì, il lungo Halloween è un po' più conosciuto per carità, però è comunque una delle storie meno spammate tra quelle più importanti di Batman. Ma fammi vedere. Se magari trovo qualcosa nella mia libreria, più che altro se la riesco ad aprire, perché poi è difficilissimo farlo così. Allora, no. No, qui c'è solo Spillati, pardon. Pensavo di avere anche qualche cartonato, qualche blessurato, ma c'ho solo ste robe. Poi tutto Marvel, c'ho tutto il Marvel Now, tipo qui sotto. Poi bene o male ho smesso di prendere Spillati da quel momento là in poi. E mi vengono in mente quelle di primo impatto. Sì, poi tipo qualche roba dei Fantastici 4, ma non mi vengono manco in mente nomi. C'era Silver Surfer, Immortale, tipo. Vabbè, no, non mi viene in mente niente al momento, per pardon, Vaspad. Già 7 capitoli totali? Sì, Angelo, questo è da 3 volumi. Ovviamente si legge in un pomeriggio. Ovviamente io non l'ho ancora fatto, lo devo completare. Allora, vediamo cosa posso consigliare a voi 80 bei giovani adesso. Allora, questo ve lo consiglio più che altro perché magari c'è qualcuno che lo continua a tradurre perché è fermo dal 2018 e mi stava pigliando abbastanza. Lo troviamo. Anche Tokyo no Casanova lo devo leggere. Alcune cose le trovo. Ah, è la senza no. Allora, Tokyo Yamimushi. Questa è una serie veramente che mi è capitata totalmente a caso mentre scrollavo su Manga Katana. Non edito, penso, in nessuna lingua che non sia quella giapponese. Serie sulla Yakuza e soprattutto su questo tizio che dopo aver contratto un debito enorme viene rapito da un tizio muscoloso e da uno meno muscoloso e portato da questo civil boss mafioso di cui in realtà noi non conosciamo bene l'identità o il volo all'interno della mala. E per salvarlo gli offre di lavorare per lui sostanzialmente come collettore di debiti, quindi come tizio che va da portare buste, va a ritirare i soldi, il pizzo e così via. E quindi noi vediamo appunto l'ingresso di questo personaggio già di base estremamente negativo. Un attimo che riporto su perché poi mi devo sempre accorgere di sta cosa. Proviamo a chiudere questo disclaimer de merda che mi sta dando solo fastidio. Un attimo, scompaio per un secondo, ragazzi, e poi torno, solo per fare questa cosa. Ok, perché mi dava veramente fastidio e non riuscivo a toglierlo. Allora, si chiama Tokyo Yamimushi, dicevo prima. E noi vediamo questo personaggio che già di base ci viene presentato come un perdigiorno. Proprio la prima scena è lui stravaccato sulla scrivania che prova a trovare qualcosa per combattere la noia. E viene immediatamente rapito perché ha preso in prestito un sacco di soldi per soddisfare i suoi vizi e non li ha mai tornati. Non ne ha mai avuto intenzione di ritornarli. Da Osaka finisce a Tokyo.
perché appunto si chiama Tokyo Yamimushi per un motivo, e noi lo vediamo diventare sempre peggiore, lo vediamo diventare un pezzo di merda man mano che la storia va avanti, e soprattutto vediamo una narrazione che cerca di ingannarci sempre di più, perché per esempio il suo salvatore viene un po' visto come un idolo inizialmente, appunto perché gli ha impedito di essere torturato e mangiato vivo probabilmente da una scrofa, però è comunque uno yakuza, è comunque una persona che per andare avanti, per incassare e guadagnare, gestisce giri di prostituzione, costringe persone a drogarsi pur di lavorare, fa picchiare chi non è al suo servizio, e quindi vediamo un protagonista che ha come idolo un pezzo di merda. Un personaggio sicuramente non positivo all'interno dell'economia della storia. Diversamente per esempio da uno Shinjuku Swan, in cui il protagonista, per quanto faccia un lavoro abbastanza illegale, rimane sempre un pezzo di core, rimane sempre un bravo guaglione. Qui no, qui già dall'inizio vediamo un pezzo di merda che cerca di diventare sempre più pezzo di merda. E c'è questa rappresentazione molto interessante di una Tokyo che cerca sempre di nascondersi dietro a un dito, che non è magari più interessante di tante altre relative sempre al mondo dell'underground giapponese, ma consente quella bella freschezza che un po' ti allontana dalle storie più accondiscendenti nei confronti del Giappone. Poi. Questo è un altro che piacerebbe sicuramente al buon Angelo, che ho finito una settimana fa. Può essere pure che l'ha già letto, eh. Ambiente scolastico. Apriamo con questa ragazza che viene bullizzata proprio malamente, gli dicono ammazza, ti fai cacare, non serve a nulla, tutta la classe è contro di lui. Il bulletto si rivolge al secchione della classe che non vuole avere nulla a che fare con questa situazione perché non vuole problemi per il suo futuro, e gli chiede un'opinione, e quello appunto perché non vuole che gli scassi nel cazzo si unisce al coro e gli dice di ammazzarsi. Quella per tutta risposta piglia e si lancia dalla finestra. Si spacca tutte le ossa, la ricovera all'ospedale, ovviamente il tizio ci va di mezzo perché lei dice che è saltata per colpa sua, e la vita del tizio inizia a cambiare in maniera incontrovertibile, perché poi lei, per non farlo andare ancora di più nei casini, lo costringe a fidanzarsi con lei. Lui ovviamente c'ha già una relazione, quindi la sua vita cambia totalmente, e noi vediamo questa sorta di ambiguità molto forte che è attorno alla protagonista avvolgere poi tutto il manga, perché non ci rendiamo mai conto praticamente per tutta la durata della storia se lei abbia dei motivi ulteriori, sia seria oppure si stia semplicemente cercando di vendicare nei confronti di una persona random, e non capiamo soprattutto il perché abbia preso proprio lui in mezzo a tutti quelli che gli dicevano di ammazzarsi. E seguiamo questa storia a due binari che ci racconta tanto il suo punto di vista, attorniato da una nube di ambiguità abbastanza difficile da fargli radare, ma vediamo anche quella del protagonista maschile, che invece è molto più chiara e correlata alla pragmaticità della sua vita, alla concretezza di quello che vuole che sia il suo futuro, e che lentamente va cambiando in base proprio al rapporto che sviluppa con la ragazza. Italo, fammi un happy ending per sti soldi. E non a caso, fra, prima che arrivassi abbiamo parlato di un manga che si chiama proprio Happy End. Guarda, proprio le coincidenze della vita. Per finire, il racconto di Nagumo Futari è una storia che mette a paragone molto bene due vite completamente diverse, due caratteri poi completamente diversi, che però riescono a completarsi e soprattutto a portare entrambi ad una maturazione e a una visione diversa poi della vita. E il bullismo viene affrontato in maniera, non vi dico inedita, ma molto differente da come l'ho visto nella maggior parte delle serie.
perché c'è sempre un racconto in punta di piedi che non cerca di scendere nella profondità del disgusto che causa il bullismo, non ti dimostra anche tramite atti molto forti e impressionanti quale sia il livello del bullismo in Giappone, ma lo fa vedere attraverso le ripercussioni silenziose che ha, attraverso quella che è la percezione delle persone nei confronti di chi è bullizzato, piuttosto di chi è il bullo. E questo è un modo di raccontare mai banale che riesce sempre a darti quel quid in più per apprezzare la storia attraverso tutte le cose che vuole raccontarti. Finale un po' col freno a mano, questo sono sincero, però non rovina assolutamente quanto di bello fatto prima dalla storia. Io l'hai mai visto Terkel in Trouble? No, non mi sembra, Vaspad. Non mi sembra. Quella copertina parla più di 1000 sacchetti. Se ti riferisci a questa, in realtà sì, perché scopano. Cioè, ve lo posso dire, scopano. Che è un'altra cosa che mi è piaciuta abbastanza. È una serie comunque molto onesta. Quello penso sia il pregio principale. È un peccato tuttavia che sia stata interrotta brutalmente perché è venuto pochissimo. E l'autrice è una che ha fatto solo due cose in pratica. Goromaru Emi, proprio sconosciutissima, che tipo nella postfazione del fumetto scriveva: vi prego compratelo, ho due figli. Proprio racconto napoletano, no? Ecco, e ha fatto veramente un paio di cose, quattro manga in tutto in pratica. E la maggior parte di questi non sono neanche disponibili, sono Narakuno Futari e Agurino Tane, mi sembra, che avevo trovato in inglese. Questo non l'ho ancora letto, di nuovo qua. Ma sembra molto diverso. Tanto non poi capisci nulla di anime. Grazie a Shamplu, grazie mille per l'abbonamento, 27 mesi, mamma mia. Ma chi ve lo fa fare? Cioè, se non lo faceste voi, io avrei già smesso da un sacco di tempo. Mi volete davvero bene, oh. Comunque consigli qualche manga simile al modo di raccontare di Urobuchi? Guarda, dico, secondo me Happy Massacre End ci sta perfettamente. Ma proprio a mani basse, eh. Poi mi è in mente altro, anche perché vedo il modo di raccontare di Urobuchi come una cosa estremamente personale. Soprattutto se ci riferiamo al suo vero modo di raccontare, che non è quello che ha adoperato nelle ultime opere, ma è quello di Thunderbolt Fantasy specificatamente, è quello di Fate Zero. E io non riesco a percepire altre persone che raccontino le stesse cose nell'identica maniera in cui lo fa Urobuchi. Ok, Vaspad, dopo provo a cercare. Hai letto Adabana? Aspetta un secondo. Vediamo se mi dice qualcosa. Ah no, ce l'ho in lista questo. Non l'ho ancora letto però. Sì, ce l'ho in lista. Sono abbastanza sicuro. Infatti è pure Viola il nome dell'autore. Ah, avevo letto Arecon. Sì, avevo letto Arecon di suo. E mi era piaciuto abbastanza. Ci dava un'occhiata. Italo, che ne pensi dei manga di Gotan Abe che adattano i romanzi di Lovecraft? Secondo lei il suo tratto molto occidentale si sposa bene con appunto i romanzi dello scrittore horror? O ci vedi dei difetti? Ma non sono cose che interessano proprio di base, devo essere sincero, ragazzi. A me le operazioni fatte soltanto per cercare di sfruttare il gradimento di un franchise, se così lo vogliamo chiamare, ma di un nome, non sono mai interessate. Perché di base si tratta solo di voler ricalcare sul successo di un'opera piuttosto che di un autore, non una vera necessità artistica supportata poi da una più commerciale. Alla fine i remake possono essere criticati quanto volete, ma nel loro cambiare le cose cercano sempre di esprimere poi una necessità effettiva, artistica, di chi poi lo va a realizzare. Che sia poi uno schifo nessuno lo mette in dubbio, che possa uscire malissimo
nessuno lo mette in dubbio, ma almeno l'intenzione di voler imprimere se stessi sulla storia di qualcun altro c'è. Nelle robe di Gotanabe piuttosto che di altri che fanno operazioni simili, io questa cosa non ce l'ho mai vista, non ho mai sentito la necessità di comprarlo. Infatti sempre letto in libreria, in biblioteca, quando potevo, e sempre lasciato là. E mi dà anche un po' fastidio, se devo essere sincero, che queste cose vendano di tanto più. Non capisci nulla di anime? Sì, di Akiyama ho letto qualcosa. Aspetta di Giorgia Akiyama. Vediamo subito. Stavo dicendo, mi dà un po' fastidio che queste cose vendano di più di tanti altri manga sconosciuti che meriterebbero un'attenzione maggiore da parte delle persone. Avevo letto Asura e il primo capitolo di Zenigeba, perché hanno tradotto solo quelli. E non so perché, perché sembrava molto, molto carina come serie. Un po' alla Kitaro dei cimiteri, però ancora più dark. Sono molto, molto bellino. Mi piace molto come disegna. Allora, vediamo cos'altro consigliarvi. Poi passo un po' a quelli che già stavo leggendo e vi do un po' di aggiornamenti in merito. Ma quindi sembra di Kobushi, sei riuscito a leggere la visual novel e Saya no Uta? Avevo letto qualcosina di Saya no Uta, però io con le visual novel proprio non riesco, devo essere sincero. È un media che un medium che proprio non mi attrae. Allora, qualche altra cosa. Ah, cazzo, mo mi stavo perdendo il più bello che sto leggendo al momento. Ah, devo fare qualcosa per la mia memoria perché davvero è un problema. Questo è possibile che ne abbiate sentito parlare, perché non mi ricordo che premio aveva vinto o a che premio era stato candidato. Ecco, il Konomangaka Sukoi for the Female Readers Category. Però per me è davvero universale come storia, perché partiamo con questa signora anziana di 65 anni a cui è morto da poco il marito e che appunto ha questi ricordi legati a lui e a quando andavano insieme al cinema. E si ricorda in particolare che lui le diceva sempre che sembrava quasi più interessata alle reazioni del pubblico piuttosto che poi a godersi il film in sé per sé. E incontrando un ragazzo che fa l'Accademia delle Belle Arti, insomma, per l'indirizzo cinematografico, capisce che ha sempre voluto diventare una regista. E quindi inizia a maturare l'idea di iscriversi all'Accademia anche lei, per poter fare i corsi e iniziare un attimo ad entrare in quel mondo, a vedere se effettivamente è quello che voleva fare. Ed è una storia non solo di riscoperta di se stessi, ma anche di scoperta, effettivamente. Perché noi vediamo anche qui due binari che proseguono parallelamente. Quello della protagonista Umiko, che appunto è correlato al suo voler rivedere la vita e provare ad andare avanti dopo la perdita di ciò che per lei era stata la vita. Ma vediamo anche quella del ragazzo che fa partire l'ecus istinto di fare film, che ha una vita molto particolare ed è soprattutto un personaggio abbastanza sociopatico, uno che non riesce bene a capire come rapportarsi agli altri e soprattutto raramente empatizza con le persone che gli stanno davanti, con cui parla, con cui si relaziona. E quindi noi vediamo queste due personalità molto diverse che si uniscono e proseguono un racconto davvero bello su quello che è la vita e su come non sia mai troppo tardi per fare le cose che si vogliono davvero fare, ma soprattutto poi per scoprire se stessi. Perché noi siamo sempre convinti di conoscerci più degli altri, di essere completamente consapevoli di quello che ci piace, di quello che vogliamo fare, di quello che non ci piace, di quello che non vogliamo fare. Ma non lo siamo. E non lo saremo mai, secondo me. Perché la vita è un percorso che non finisce mai. È una storia dove il traguardo sembra sempre vicino, ma continua ad allontanarsi. Per permetterci di continuare a crescere, di capire che
È bellissimo vivere, per quanto doloroso possa essere, perché poi da quel dolore ci puoi far nascere quello che vuoi, quello che davvero agognavi da una vita. Ma quel tipo viene cacciato dall'Accademia delle Belle Arti perché ha condiviso immagini hentai su Twitter? No. No. E non faceva neanche ridere. Non mi faceva ridere neanche ieri, se devo essere sincero, raga. Certe cose mi fanno davvero domandare quali siano certe linee di pensiero delle persone, a che cosa siamo arrivati, anche un po' per nascondere cose naturali alla fine, no? Mi danno più fastidio che farmi ridere. La copertina mi ricorda un manga sempre legato al cinema. Diciamo che è un cinema diverso. Guarda la sua felicità. È quella la cosa meravigliosa. Proprio perché c'è il discorso iniziale su chi è nato per creare e chi è nato per guardare. Che non è un discorso basato su una differenza di valore, ma su ciò che ti rende felice. Che è una cosa bellissima anche per come è posta. Perché appunto cioè, ci sono questi flashback in cui lei guarda suo marito felicissimo nel guardare il suo film preferito. Oppure si gira a vedere il tipo di reazioni che hanno le altre persone. Appunto perché vuole vedere che tipo di impatto hanno quelle immagini sugli altri. E quindi è proprio una persona che vuole che gli altri siano felici, no? Che vuole far scaturire una reazione negli altri. Ed è una persona predisposta alla creazione. Una cosa che ho sempre pensato poi. Che io non, per esempio, non mi sono mai voluto affermare a guardare le cose che mi piacevano. Perché per quanto io poi sia felicissimo nel farlo, sono ancora più felice quando posso parlarne con qualcuno. Quando posso esprimere quello che è stato il mio punto di vista sulla questione, ciò che ho percepito io, ciò che mi ha dato. E in un certo senso anche per me questo è creazione. Anche questo è voler generare una reazione nelle persone. Questo titolo ha palesemente scritto David sopra, purtroppo. Beh, Alpaca, sono abbastanza d'accordo, ma io lo vedrei molto bene anche nel catalogo di J-Pop. Tuttavia, c'avevo un po' il presentimento che fosse già stato annunciato, eh. Non ne sono sicuro però, quindi vediamo un attimo insieme. Vediamo un attimo insieme, su Anime Click ce lo dirà sicuramente. No, inedito, inedito, 3 volumi, quindi ci sta che ancora l'abbia pensato nessuno di prenderlo. Però sono abbastanza sicuro che in Italia ci avvierà. Perché è un manga davvero davvero bello. Poi anche il disegno, come potete vedere, di una grazia estrema, riesce davvero a rappresentare perfettamente l'emozionalità del racconto. E non è neanche così shoujo-like, no? C'ha anche dei tratti un po' più chiari, molto effeminati, tra virgolette, per carità, ma anche basati su una concezione diversa dell'utilizzo di quello stile. Lei ha 65 anni, sì. Lo sto leggendo in scan, come anche la maggior parte dei fumetti che non sono pubblicati da nessuna parte e che non potrei leggere altrimenti. Caro contrabbandieri. Va bene, va bene. Passiamo adesso a una cosa che magari potrà farvi coinvolgere un attimo di più anche a livello di opinioni, perché vi parlo un secondino delle serie che sto portando avanti. Evito di dirvi che Kangan Omega e Tokyo Revengers ormai li leggo soltanto per inerzia, perché voglio vedere dove cazzo vanno a finire a parare. Anche l'ultimo capitolo di Tokyo Revengers è stata una presa per il culo estrema, veramente asfissiante, ma vi risparmio. E passiamo a Shinowadachi. Questo lo compro, signor Planet Manga, lo compro. Stia tranquilla. Ma ormai ho tanto il pepe in culo che non riesco davvero ad aspettare le vostre uscite.
quindi c'ho bisogno di leggermi gli ultimi capitoli in scan. Poi tranquillo, ve lo compro, perché mi piace tanto, Shuzo Shime, un autore di cui ho tutto quello che è stato pubblicato in Italia, e continuerò ad avere tutto quello che pubblicheranno in Italia, perché è uno dei miei autori preferiti, uno di quelli che più titilla il mio gusto di ragazzino triste. E Tracce di Sangue è veramente diventato una cosa assurda, ragazzi. Veramente ha superato tutti i limiti che pensavo potessi avere. E davvero adesso è diventato a mani basse il miglior manga che Shuzo Shime abbia mai realizzato. Ha un'intensità nel raccontare delle cose orribili in maniera tanto impattante e tanto forte che non te le fa quasi sembrare disgustose. Te le fa penetrare all'interno, te le fa vedere come le vede il protagonista, ma non ti causa quel senso di rifiuto tale da fartele sembrare poco accettabili da un punto di vista umano e da portarti magari a non volerle leggere, come a me, come l'effetto che a me causa Shintaro Kago, per esempio. Tante volte che vedo quell'esploit a livello di violenza non riesco proprio a supportarlo. Qui c'è una violenza psicologica quasi più forte di quelle sensazioni, di quella visualità, eppure riesco a rimanere attaccato alla pagina, ad essere coinvolto in tutto quello che succede, perché voglio vederlo, voglio esserne partecipe, voglio entrare nella storia di Osabe e sentirmi vicino a lui, non solo per una questione di pietà quasi, perché è automatico provare del vederlo come un ragazzo patetico che davvero è stato messo sotto dalla vita e non è riuscito a realizzare quello che voleva. Ma anche perché ti fa capire quanto sei stato privilegiato da certi punti di vista, quanto il mondo è vario e quante situazioni diverse ci siano ancora da raccontare, e quanto l'idea che il manga o gli anime debbano essere il racconto di una fantasia piuttosto che quello della realtà sia una stronzata tremenda, perché poi la realtà è tremendamente interessante, soprattutto quando riesce a raccontarla così, quando riesce a mettere tutto se stesso in una cosa che neanche tu hai vissuto. Perché chi conosce la biografia di Oshimi sa che è stato uno con una vita familiare abbastanza tranquilla, non aveva una madre tanto ossessiva e tanto folle, non aveva un brutto rapporto con i genitori. Il racconto biografico, autobiografico di Oshimi è quello di Akuno Hana, da cui ha preso tante situazioni che gli sono capitate davvero. Qui invece non c'è nulla di quello che fa parte della sua vita, eppure riesce ad essere quasi Osabe, riesce quasi a pensare che lui sia stato coinvolto in prima persona. Sull'ultima parte in cui succede quel che succede non capisco cosa vogliono dire, davvero non ci sto capendo nulla sul cosa voglia raccontare. Beh, in realtà a me sembra abbastanza evidente, soprattutto dal breakdown mentale dell'ultimo capitolo, Poi non so dove sei, ma anche per evitare di rovinare la sorpresa agli altri, la direzione è puntata verso qualcosa di specifico. Ovvero anche far vedere come è impossibile separarsi da una situazione specifica, per quanto lo si voglia fare e per quanto si sia estremamente decisi nel farlo, e per quanto ormai non si sia più legati da nessun motivo a quella situazione, perché Osabe ormai non è più quella persona lì, non è più vicino alla madre. Eppure basta un non nulla per riportarlo lì, basta un non nulla per far vedere come poi, per quanto possa passare tutto il tempo che vuoi, quanto tu possa fare tutte le esperienze che vuoi, rimani sempre il bambino che eri un tempo, rimani sempre la persona immatura che eri, non crescerai mai. E poi quello si lega a tantissime altre implicazioni di cui poi non parliamo, perché per esempio il suo incontro con quella persona prima della madre
È una cosa devastante, regà. Per me è stato proprio il momento topico del manga, quello, in cui si racchiude tutto. Ok, l'Alice lo sto leggendo, sì, ma quello, boh, un po' più specchietto per le allodole, secondo me. Non lo sto trovando così interessante, se devo essere sincero. Si basa sulla stessa forza che c'aveva Boku Amari, ovvero il mantenere tutto molto su un'ambiguità fortissima, su questo alone di mistero difficile da diradare, però boh. Dici che a Boku raccontare una tragedia simile ad Asano? No. Cioè sono due autori molto simili e non a caso. La rivista su cui ho pubblicato Tracce di Sangue e su Ekae ha pubblicato anche Reiraku è partita proprio con loro due. Cioè, è stata aperta con loro due nella pagina principale di pubblicità. Avevano basato tutta la campagna pubblicitaria sul fatto che fossero presenti loro due all'interno della rivista. E bla bla bla. Quindi, da un punto di vista ideale di quello che raccontano, sono molto vicini, ma li ho sempre visti come due autori quasi diametralmente opposti. Io sono come alla parte in cui lui, come dico senza spoiler, diciamo dopo il cimitero. Da qui in poi, quando non capisco cosa rappresenti il suo stato mentale, perché non capisco nemmeno perché abbiamo strutturato il fumetto in un certo senso. Ci sta la parte del passato della madre che è stato introdotto e poi skippato malissimo sulla parte della neve, che ancora tuttora non so che cosa mi dovrebbe rappresentare. Ma in realtà il passato della madre è finito, zì. Cioè, a me anche quella baldia aveva disorientato molto, perché è anche quella velata da un'ambiguità molto forte. Ma per me diventa chiaro soprattutto negli ultimi capitoli il perché non ci sia un vero e proprio approfondimento di quella situazione. Perché non c'è nulla da approfondire. Perché gli è davvero successo quello e basta. È che non è dovuto a quello il suo stato mentale. Non è dovuto a come l'hanno trattata, per esempio, i familiari del marito. È per altri motivi molto più banali che però anche in Akunuhana, per esempio, erano rappresentati così. Perché, per dire, lì tu ti aspettavi costantemente che ci fosse una spiegazione al comportamento di un personaggio. Ma quella spiegazione era molto più stupida di quanto si potesse immaginare e ce l'avevamo sin dall'inizio. E qui è alla stessa maniera. Lui cerca di sfruttare una narrazione quasi sovrannaturale per parlare poi di qualcosa di estremamente naturale. E anche per rompere un po' quello stigma, no? Nei confronti della salute mentale, del racconto della depressione e della malattia mentale in sé per sé. Sì, è tutta la situazione del gatto, è proprio quella. Se non lo capisci, fra, rileggi un attimo il manga perché magari ti sei perso alcune chiavi di decodifica della storia. Ma per me è molto chiaro, eh. Cioè, no, non lo voglio dire perché poi non legge, però anche da come l'ho raccontato dovrebbe essere abbastanza evidente il perché lei compia quegli atteggiamenti e perché poi lui sia influenzato al compierne quasi di simili. Che anche lì è molto stupida e banale come cosa. Però si ricollega proprio a lei. Visto che parliamo di Oshimi, che parere hai su Happiness? Meh, molto meh, francamente. Lì veramente ci ho visto non raccontare quasi nulla, se devo essere sincero. E anche un esploit della violenza non da Oshimi, che mi è sembrato un po' fine a se stesso. Avevo comprato Kulun appena uscito e ieri finalmente ci ho dato una letta. Devo dire che Di non mi nuovo dispiace, qua. tu l'hai letto? Tanto non capisci nulla di anime. Grazie a Giuxio per Punto i 3 mesi di esclamativo, punto abbonamento. esclamativo. Rappresentazione grafica. Kowloon l'avevo letto perché me l'aveva venduto J-Pop. E ci ho fatto tipo metà live sopra. Grazie Luca per seguirmi con tanta passione e affezione. Sono queste le cose che mi fanno capire quanto impatto ho nelle vostre vite. Ma al di là di questo, mi sono fermato ancora al primo volume. Non sono andato avanti, quindi non so bene come si dristichi la storia attraverso quei piccoli elementi di mistero che erano stati inseriti. Mi era piaciuta molto la parte più dedicata alle emozioni della protagonista, al suo
contesto, se vogliamo, lavorativo e non. Abbastanza carino. La prima parte non mi piaceva, la seconda l'avevi isolato un po'. A me è tutto l'esatto contrario. Quando entra in scena il serial killer lo volevo quasi droppare, se devo essere sincero. Proprio l'ho trovata un inserimento davvero inutile ai fini della storia, che è servito soltanto ad allungarlo ulteriormente. Ma poi di base non ha dato ulteriore corpo alle tematiche, non è servito realmente in funzione del racconto, quanto più del non far concludere la storia lì. Che per me ci poteva pure stare tranquillamente, eh. Che poi non è che il finale sia tanto diverso. Boh, dovevi leggerlo allora, perché tuttora mi sembrano solo situazioni assurde e basta. Tutta la parte in cui si immagina quella persona non vedo come sono state davvero così forti all'interno della psiche di lui. Tutti i vari interrogatori nella serie mi hanno lasciato come... Ma in che senso? Cioè, in che senso, fra? Sono interrogatori normalissimi che fanno a uno che ha appena buttato giù da un gruppo una persona e gli ha causato la morte. Mi sembra una cosa così fuori dal mondo, dal contesto del manga, francamente, E poi lui c'ha quella situazione lì, perché porca puttana, in isolamento per tutto quel tempo, vorrei vedere tu se mantieni la tua stabilità mentale, soprattutto se già di base non ce l'hai. E qui proprio mi hai fatto tirare fuori il gatto dal sacco. E non voglio parlare ulteriormente della cosa, perché sennò poi roviniamo la sorpresa agli altri. Comunque lo scimmio, ho capito che leggerlo capitolo per capitolo è controproducente. Sembra sempre non succeda nulla, ma l'insieme è diverso. Boh, a me non me l'ha mai data questa impressione, se devo essere sincero, Alpacaman. Anzi, sempre letto capitolo per capitolo, non ho mai sentito alcuna differenza. Poi ne recuperarlo in tankobon. Ok, facciamo una breve tappa nel mondo della box. Concedetemelo un attimo, perché se non leggete la Jimeno Hippo, ragazzi, veramente io non so che cosa leggete a fare i manga, Per carità, 1000+ capitoli sono spaventosi per chiunque. È un'impresa recuperarlo e tante altre stronzate che vi sentite ripetere ormai da quando Hajime no Ippo è arrivata all'attenzione del pubblico italiano. Ma questa è davvero una serie imperdibile. È davvero una di quelle serie che escono una volta ogni 40 anni, perché in questo caso ormai esce da più di 30 anni, quindi non sarebbe giusto dire una volta ogni 10 anni, una volta ogni 20 che è uscita la 30. Ed è una di quelle robe che purtroppo non potranno mai arrivare in Italia, ma di cui noi non dobbiamo prescindere e che dobbiamo continuare a raccontare come una delle parti più importanti del fumetto giapponese, appunto, negli ultimi 30 anni. Perché poi ogni capitolo è un passo in avanti nel descrivere un capolavoro immortale che rimarrà scritto nella cultura comune per sempre. Anche se non succede un cazzo, regà. Anche se veramente sono capitoli di 13 pagine che descrivono due azioni. Perché molto spesso è così. Eppure il modo di raccontare di Morikawa, la grande capacità di impostare la tavola che ha maturato in anni e anni di disegno, lo rendono qualcosa di estremamente coinvolgente anche per capitoli in cui non succede nulla. Fosse stato su Jump sarebbe il fumetto più venduto al mondo, ma non sono d'accordo. Al Pagaman alla fine non lo fa la rivista il successo, lo fa, sì, in buona parte è anche dovuto a quello, perché giustamente se una lista vende 4 milioni, cioè decisamente più esposizione su quella rispetto a una che ne vende 2 o 1. Ma di base Attack on Titan quel successo l'ha fatto comunque pure senza essere su Jump, e non è certamente detto che su Jump ne avrebbe avuto uno maggiore, anzi magari sarebbe stato un fumetto molto meno considerato proprio per quel motivo. Anche perché poi dobbiamo andare a prendere in considerazione quello che è il pubblico di determinate riviste. E non a caso Hajime no Ippo è perfetto per, cos'era, Weekly Afternoon? Shonen Magazine, per Shonen Magazine. È davvero perfetto perché incarna quel tipo di racconto anche leggermente romantico che andava in voga su quelle pagine negli anni 90.
Sì, è tipo, ma neanche a metà, è tipo al 40% ricco. Cioè, veramente è a un livello primordiale. E non a caso, no, non vi dico cosa è successo, ma siamo in un momento di stallo da 300 capitoli, eh. Cioè, la storia per il protagonista non sta andando avanti. Ippo è bloccato ad un punto che so, un botto di anni. E stiamo aspettando il momento in cui si sbloccherà, che molto probabilmente però è vicino. Metà della roba su Jump è robaccia che vende solo perché sta lì. No, circa 4 manga su 22 sono fumetti che vendono solo perché stanno lì. Poi gli altri 18, tipo l'80% viene cancellato dopo 2-3 volumi. Il 20 vende 15.000 copie, 20.000 copie e poi viene cancellato. Ragazzi, è tutta apparenza quella, ma difatti la maggior parte dei manga che sono stati pubblicati su Shonen Jump negli ultimi 5 anni sono tutti stati cancellati. Tutti! Quelli che rimangono e riescono a vendere sono circa il 10%, sono anche generoso, e il 5-10% della pubblicazione totale di Shonen Jump. Un cazzo! Se volete, anche perché ormai è il fumetto giapponese che non vende più. Poi noi viviamo il momento del boom in cui il manga ha preso piede in tutto il mondo, fenomeno nuovissimo, eccetera. Ma in Giappone è in crisi da 20 anni. E Jump vende 2 milioni di copie, fino a un paio d'anni fa ne vendeva 4. E per ovvi motivi, perché ormai nessun fumetto vende davvero così tanto se non quelli che lo fanno da tanto tanto tempo e quelli che di tanto in tanto riescono ad imporsi. Ma pure quelli dopo un tot di tempo perdono l'hype. Tokyo Revengers, regà, vi sembra forte quanto l'era prima? Jujutsu Kaisen vi sembra forte quanto l'era prima? Sono manga anche quelli che stanno a perdere lo steam, il vapore. Idro, ma secondo te i capoccia di Jump stanno già correndo ai ripari cercando un nuovo degno di successore di One Piece? Demi, lo fanno più o meno da 20 anni, questo. Per esempio, Toriko è nato con quell'obiettivo lì, perché doveva appunto sostituire One Piece, o comunque essere il manga che nel momento in cui One Piece sarebbe terminato, avrebbe poi preso il testimone e portato avanti quel successo. Per poi preparare il terreno a qualcos'altro. Non ha avuto ovviamente quella ricezione da parte del pubblico ed è finito prima di One Piece. Però loro è una vita che provano a farcela. Anche Build King, il nuovo di Shimabukuro, secondo me non è stato concepito come un'idea molto differente. Poi fortunatamente hanno capito che faceva cacare e hanno cassato anche quello. Purtroppo ho avuto il wifi staccato per qualche minuto. Cosa avevi detto su Hajime no Ippo che lo devi leggere? Fine. Si riassumeva tutto perfettamente in questo. Anche perché, ragazzi, io so che è spaventosissimo vedersi davanti più di 1300 capitoli. Ma statemi a sentire, fidatevi della mia parola. Iniziate oggi, finite domani. Ma al 100%. Perché è una di quelle cose che davvero non si sentono. Sono tanto scorrevoli e coinvolgenti che pare di leggere un volume. Io l'ho letto 3 volte, Hajime no Ippo. E quasi quasi, poi faccio la quarta rilettura, eh. Italo finisce prima Ippo o Kingdom? Ma regà, alla fine Ippo ha superato persino Kochikame. Quindi secondo me finisce prima Ippo. Cioè finisce prima Kingdom. Ippo davvero finisce solo se muore Morikawa. Muore Morikawa e si interrompe. Altrimenti non finisce. Io ne sono sicuro quasi al 100%. E anche lui, non è che sia più un giovanotto, perché 70 anni ce l'avrà, pure di più. Ho terminato il quarto volume di Punpun e adesso non riesco a trovare il quinto perché non è in stampa in questo momento. Su che sito posso leggerlo legalmente? Bella domanda, Luca. In italiano sicuramente nessuna parte. Proviamo a vedere se magari c'è qualche. No, ovviamente
Forse sulla Viz? Forse ci troviamo un link. No, un cazzo, questa è l'edizione in inglese. Ah, se vuoi, probabilmente il quinto è disponibile in inglese. A 24 euro il paperback. Digitale 16 dollari. Ma come cazzo vi viene 16 dollari digitale? Ma è assurda sta cosa, raga. Cioè, per inviare un file devo pagare 17 dollari. Quando per quello fisico le pago 25. Ma che senso c'ha? Boh, aspetta quello mi stampano, Luca. Mi dispiace. Jujutsu ha perso poco lo slancio del cartone del film. Dove Ranger scala drasticamente. Kochikama ha chiuso a 200 volumi. Hippo credo sia sui 130. No, a parte che Vino, era abbastanza chiaro che intendevo superasse a livello di vita, non a livello di volumi, visto che mi riferivo a quello. Ma poi Kochikame non ha 200 volumi. Ne ha 201. Vedi? Ti ricordavi male. Comunque, sempre parlando di Kingdom, dici che ne vale la pena una lettura? Ne vale la pena anche 7 letture, contrabbandieri. Perché sei ancora qua? Perché non sei a leggere Kingdom? Vai a dare i soldi alla J-Pop, muoviti! Pum Pum sta tutto sul sito della Planet. Ma mi si è detto che... Esatto, ma dici in digitale? C'è in digitale sul sito della Planet? Mi sembrerebbe strano, perché... Sì, la Planet sta a fare edizioni per fumetti digitali, ma... Non per roba come Pum Pum Pum. Mi piace questa cosa, hanno specificato che se sei a San Marino te lo puoi pigliare. E abbiamo detto il volume 5. Aspettate un attimo. Digitale non credo. 5. Luca, due cazzo hai trovato? Due cazzo cercate? È qua. C'è scritto da nessuna parte che... Non è disponibile. Pure sa pure la 18 app. Guarda qua. Andiamo il link a Ruca. Così se lo compra subito. No. E anche oggi abbiamo fatto la nostra abbonazione nei confronti del mercato. Ecco qua. Oh, me l'ho link in sto. Ecco qua. Visto che sono entrato abbastanza tardi, non so se ne hai parlato. L'ultimo della sega l'hai letto ancora? No. Volevo leggerlo prima di entrare in live, ma non l'ho letto. Ciao, io te l'ho visto House of Five Rings, l'ho trovato molto simile a Cowboy Bebop come tipo di storia, anche se con una narrativa un po' più lineare. L'hai visto? Cosa ne pensi? Ma il paragone con Cowboy Bebop ci può anche stare, io non l'avrei mai fatto. Francamente, Kizaru Tengu, devo essere sincero al 100%. La vedo molto come una serie di Natsume Ono alla fine, molto concentrata sul raccontare le emozioni di un gruppo di personaggi che poi si trovano in un contesto sempre molto differente da quello che ha raccontato precedentemente. Mi è sempre piaciuto molto che sia un'attrice estremamente versatile, capace di raccontare davvero qualsiasi cosa. Forse dovrei averlo qui da qualche parte, ma per esempio lei aveva fatto un manga tutto ambientato a Ferrara, in un appartamento condiviso a studenti universitari, e di cui appunto poi raccontava le varie vite. Si chiamava Stanza numero 6, una roba del genere, non mi ricordo, ma è edito anche quella J-Pop, anche se non credo sia ancora disponibile. Oppure aveva fatto Ristorante Paradiso, dove raccontava la vita di un ristorante e poi anche al di fuori di quel ristorante. Ha fatto H, dove racconta qualcosa invece di estremamente fantastico, ambientato in una società in un certo senso distopica, profondamente diversa dalla nostra. Ha fatto House of Five Rings ambientato nel Giappone feudale. È un'autrice estremamente versatile, estremamente brava poi nel raccontare la vita dei suoi personaggi.
Domanda off topic. Prima hai parlato di remake che prendeva dal balzo. Per Legend of the Galactic Heroes, consiglia se originale o remake? Che hanno di così diverso queste serie? Kudos, io non consiglio mai o il remake o la serie originale. Vi dovete vedere tutte e due, fine. Cioè, lo so che sembra inutile, ma non lo è per nulla, perché sono due cose diverse. Che sono pensate, nate in due periodi storici completamente differenti, e quindi sono proprio immaginate e rappresentate con due modi di fare che non possono essere comparati. Perché non puoi parlare della serie nuova di Legend of the Galactic Heroes nella stessa maniera in cui lo fai con la serie OAV di 110 puntate dell'80, degli anni 80, dei primi anni 80. Sono due cose diverse, che poi anche banalmente nel formato, no? Per questo l'ho citato, sono proprio concepiti diversamente. E quindi non c'è una risposta a questo tuo quesito. Quello che mi è piaciuto di più, indubbiamente, è l'originale. Ma il remake è abbastanza ben fatto. E si sposa bene con quello che è lo spirito di Legend of the Galactic Heroes. Il problema di vedere i remake sempre in questa maniera è che poi ci facciamo dei pregiudizi troppo forti, secondo me. Sia dall'uno che dall'altro lato. Perché poi chi vede il remake nuovo, non conoscendo l'originale, avrà sempre un po' di diffidenza nei confronti della prima opera, perché vede la vecchiaia in termini di modo di raccontare, in termini di visivi soprattutto, e quindi avendo la versione nuova non sente il bisogno di vedere quella vecchia. Dall'altro lato invece c'hai ragionamenti uguali ma considerati in maniera opposta, quindi il non voler vedere, per esempio il caso di Legend of the Galactic Heroes, i classici bishonen da anime con gli idol maschili, no? Che in realtà è una cosa perfettamente in linea con l'idea della serie e della novel. Sì, per carità, non c'è Sugino, va bene, fra, ma è comunque un character design profondamente accettabile, generico e tutto quello che vi pare, ma che ci sta. Poi che c'è il Sugino è una cosa che francamente interessa solo a te, perché se c'è un bel character design che però viene animato tre volte in tutta la serie, va bene anche che non ci sia, ecco, basta che non sia una merda da quel punto di vista. Anche perché da un altro punto di vista, per metà della serie non c'è neanche quello originale, se vogliamo. Almeno non c'è nella versione in cui dovrebbe esserci. Poi dipende pure da come te lo vedi. Questo sicuramente. Italo, secondo te la trasposizione webtoon in cartaceo è possibile solo se stampato in pergamene o rotoli di carta igienica? Che cazzo vuol dire? Cioè, poteva essere una domanda interessante, invece dai sempre rovinarla con le tue puttanate, Angelo. Che senso stampati in pergamena? Mi ricordo lo Bebop, il gruppo di persone provenienti dai diversi contesti che si ritrovano a collaborare. Ognuno con un passato che viene esplorato, un personaggio maschile misterioso e carismatico che si ritrova ad affrontare un passato difficile. La grossa differenza penso che sia il protagonista che non ha un suo corrispettivo. Sì, però Kizaru, questo è più una cosa di Lupin. Che ti copre vivo, se vogliamo, a livello poi più moderno, perché nella letteratura giapponese sicuramente trovi altri esempi simili, ma non sono così ferrato da quel punto di vista per poterlo affermare con certezza, ma mi ricordo di altri esempi di gruppi di persone disfunzionali che si uniscono e cercano di diventare una propria famiglia in un certo senso, che poi non è una cosa esclusiva neanche nella narrativa giapponese, Certamente noi ci siamo più legati per quelle opere lì, che anche Bebop alla fine è da Lupin che l'ha preso. Quando si parla del fatto che sia fortemente influenzato da quel personaggio, da quell'immaginario, non si sbaglia, anche perché Watanabe l'ha detto chiaramente. Quindi in rotoli e non manga a pagine, ma chi cazzo è che li stampa a rotoli, mi devi spiegare? Cioè ma perché ti rispondo? Perché ti rispondo? Cioè, ancora me lo chiedo. Perché ti do fiducia soprattutto? Perché non riesco a capire le persone? Dai, finiamo con questi ultimi consiglietti. Che sono 55, quindi siamo addirittura d'arrivo.
Avevo iniziato a leggere Chojin X, ragazzi, l'ultimo manga di Sushida. È una merda. Cioè, proprio. È Tokyo Ghoul nuovo. Cioè, basta. Se non hai nulla da raccontare, sfrutta i soldi, investili in qualcosa, ti apri un ristorante. Chiudi baracca e burattino, non c'è bisogno di continuare a fare i manga. Ma cioè, veramente atroce. Non c'ha nulla di interessante. Proprio un more of the same, una cosa che già di base era ossessivamente superficiale e banale. Come dice sempre, Watanabe, Bebop e Lupin, Mr. Cobra. Che dice che Mr. Cobra te lo sei inventato adesso? Perché non l'ha mai detto che Mr. Cobra. Dice che è Lupin e basta. Dice che si è ispirato a Lupin. Non dice neanche che è Lupin. Ah, queste interpretazioni sempre molto libere di fare albanese. Ishida ha bisogno di qualcuno che gli scriva le storie, un po' come Ogrit. No, secondo me ha bisogno pure di qualcuno che gli scri che gli disegni le storie, perché manco a livello di disegno è tutto sto granché, se devo essere sincero, eh. Cioè, è un bravo illustratore, ma come vi ripeto ormai da un sacco di tempo, i bravi illustratori non sono bravi fumettisti, sono bravi illustratori. Poi possono essere anche dei bravi fumettisti, ma sono due tecniche diverse. Non è la stessa cosa. Essere bravo a disegnare non ti rende essere bravo a fare fumetti. Ishida per me non è bravo a fare fumetti. Sono disegni veramente terribili, estremamente confusionari. Non si capisce mai un cazzo di quello che succede nella d'azione. E guarda caso, fa solo fumetti d'azione. L'intelligente, no? Pure l'editor potrebbe fare come il manga di cui vi parlavo prima e dirgli zii. Fanno cacare. Fai un fumetto, un slice of life sulla tua vita. Anche perché Chojin X non mi sembra che abbia avuto il successo di Tokyo Ghoul. E non a caso Tokyo Ghoul ha avuto successo solo grazie all'anime, quindi. Ah, mi stavo leggendo questo che magari potrebbe piacere a qualcuno. Però più per i difetti mi sta piacendo che per i pregi. Aspettate un secondo. Allora, si sente sempre parlare abbastanza poco comunque delle parti più sessuali della vita giapponese, no? Degli aspetti che cercano maggiormente di nascondere per dare sempre l'idea di un popolo estremamente pudico e puro. E quindi quando ho visto questo fumetto, Manga Diary il Porn Star, mi sono subito profondamente interessato al recuperarlo. Perché di base è qualcosa che nel fumetto giapponese viene raccontato molto molto poco. Il problema è che non racconta per un cazzo la vita sessuale giapponese. Non racconta per un cazzo l'industria del porno giapponese. Racconta semplicemente quelle che sono state le sensazioni del protagonista nell'entrare all'interno di questo mondo. Ma la fa sembrare quasi come una cosa allegra, dove siamo tutti contenti e felici. Ah, mi hanno aiutato, io sono un coglione. Non parla minimamente dello sfruttamento di questo mondo, del fatto che per metà è controllato dalla mafia, se non per tutto, del fatto che le donne sono trattate malissimo all'interno dei set. Anzi, c'è una rappresentazione estremamente idealizzata qui della donna e della pornostar. Perché, per esempio, lui, soprattutto nei primi volumi, nei primi capitoli, si rappresenta sempre come un tizio estremamente nervoso all'interno del set perché non riesce mai a capire che cosa deve fare, si sente inadeguato e tutto. Però poi, quando vede le donne, entra in stato zen. E quindi c'è una rappresentazione quasi positiva della donna, se vogliamo, no? Come quella che mette a posto tutto quanto e che riesce a far tornare il protagonista all'idea originale di realizzare poi il suo obiettivo e scopare con loro. Però di base è anche una roba che racconta la società giapponese per le cose che non ci sono all'interno del manga. Ti fa vedere effettivamente il fatto che lui non possa raccontare determinate cose, perché è come mettersi contro a tutto il modo di voler raccontare la società, di voler far passare un'idea del Giappone che poi non corrisponde alla realtà. E quindi piuttosto che mettersi davvero a narrare la società giapponese per quel che è, si ascrive ai modi tipici che vediamo tutti i giorni nelle varie opere che poi si occupano di queste cose.
ed è interessante più per quello che per altre robe. Però se vi va un commentary molto allegro e sornione della questione, ci può stare anche per quello. No, non ho visto Girl from Other Side, tipo la decima volta che me lo chiedete. Poi quando lo vedo ve lo dico, come faccio con tutto ciò che vedo. Titolo per caso, sai da dove si interrompe l'anime di Un Marzo da Leoni nel manga? Aspetta un attimo. Un attimo solo. Di nuovo qua. Tanto non capisci nulla. Grazie, Erika. Grazie per questi 20 mesi di vera vicinanza. Lui è davvero uno che ha buttato l'anima per Anime Time, ragazzi. Allora, mi sembra che si interrompa qui al volume 8 o 9, ma non ne sono sicuro con certezza. Non mi ricordo proprio l'ultima cosa che era successa. Mi sembra di sì, comunque, se magari c'è qualcuno che lo sa più certamente. Volume 9, capitolo 89, perfetto. Sull'argomento volevo leggere il regista nudo, l'hai letto o guardare la serie? Ho guardato la serie, ho visto la serie live action che c'era su Netflix e mi era piaciuto abbastanza, devo essere sincero. Quella l'ho trovata molto ben raccontata, con sto personaggio totalmente fuori le righe che la butta, è completamente fuori di testa, non riesce a essere controllato da nessuno e non è per un cazzo un protagonista positivo all'interno della storia, ma anda a puttane tutto ogni volta, rovina la vita di un sacco di persone, non gliene frega un cazzo di quelli che deve rovinare pur di diventare un tizio di successo pieno di soldi, far vedere alla moglie che non era uno col cazzetto piccolo. Sono cose molto ben raccontate, secondo me, all'interno di quella storia. Sì, Onen Clover Alpaca Man è praticamente impossibile. Ci sono dei volumi totalmente esauriti. Già giù però a farlo da una vita. Va bene, ragazzi. Sono morto. Ho perso qualsiasi liquido che era presente prima nel mio corpo. Quindi vado a reidratarmi. Vi auguro un buon weekend. Una buona prossima settimana. Perché vi ricordo che saremo in pausa. E ci vediamo poi al ritorno delle vacanze. Ma non vi preoccupate, perché continuiamo a lavorare per voi. E quando ritorniamo avremo delle sorprese che non avete idea. Grazie al fan del Poletto per aver regalato un abbonamento. Grazie mille al buon Maglio, che spero sarà felice di questo gift. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Certe volte, e fate quello che volete fare. Ciao.